Non importa quanti tentacoli abbia, ma se ha un'anima sarei felice di battezzarlo. Solo se me lo chiede, però. Parola di padre Guy Consolmagno, uno della colta dozzina di gesuiti che alla specola vaticana di Castel Gandolfo osservano e studiano il cielo per conto del Papa. Lui, in particolare, cura la collezione di meteoriti della Santa Sede. Poiché il mandato di portare l'annuncio cristiano fino agli estremi confini della Terra sembrerebbe ormai espletato, Consolmagno, da buon americano, punta alla nuova frontiera dell'universo e non esclude né paventa incontri ravvicinati di qualsiasi tipo con creature extraterrestri, ansiose di ascoltare la buona novella. Questo presupporrebbe però che nelle lontane galassie qualche notizia della nascita di Cristo sul pianeta Terra si sia propagata e che gli alieni, novelli re magi dietro una stella, la stiano cercando. Ipotesi fantareligiose che stuzzicano l'immaginazione, ma per il momento non paiono granché operative. Padre Consolmagno tenga pure preparata l'acqua santiera per battezzare un singolo ET o addirittura l'intero popolo degli UFO. Battete un colpo se ci siete. Ma non siamo ancora entrati nel tempo dell'astronave di Pietro. L'iperuranio può attendere.